L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è una delle 20 accademie italiane statali facenti parte dell'alta formazione artistica del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il nostro istituto unisce nei propri percorsi formativi sia gli studi teorici che la pratica artistica. Infatti, la sede progettata dal famoso architetto Paolo Portoghesi conta diversi spazi laboratoriali, sia delle arti visive che del restauro, un teatro dotato di un palcoscenico regolamentare e una biblioteca, oltre diverse aule per le lezioni teoriche. L'obiettivo è quello di formare professionisti che sappiano davvero mettere in pratica e gestire il processo creativo dall'ideazione alla realizzazione, che abbiano quindi maturato conoscenze, abilità tecniche e competenze nei vari settori delle arti, della comunicazione e dello spettacolo. Riusciamo a fare tutto ciò grazie ad una pratica laboratoriale continua, ad un percorso articolato di studi teorici e a continui rapporti con il mercato e con le realtà internazionali. Infatti, la nostra Accademia partecipa ogni anno alle attività Erasmus e ha intessuto proficue relazioni con molti paesi europei, dalla Spagna alla Francia fino alla Romania. L'obiettivo è che i nostri studenti e le nostre studentesse possano maturare il più possibile esperienze di ampio respiro, confrontandosi con il mercato internazionale. Attualmente l'offerta formativa è articolata in 7 indirizzi, di cui 6 organizzati in trienni e bienni e uno, quello in restauro, a ciclo unico quinquennale. Gli indirizzi in 3+2 sono in decorazione, grafica, grafica ad indirizzo illustrazione e fumetto, fotografia, pittura, scenografia e scultura. Gli indirizzi quinquennali in restauro sono in restauro dei materiali lapidei e derivati e delle superfici decorate dell'architettura, restauro dei manufatti su supporto ligneo e tessile, nonché dei manufatti scolpiti in legno e dei manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e o dipinti. I vari indirizzi godono di una serie di attività trasversali. Infatti, l'Accademia ha un laboratorio di 3D, dove gli studenti e le studentesse possono toccare con mano sia la progettazione che la stampa tridimensionale, grazie alla presenza di apposite stampanti. È un laboratorio di costume e fashion, dove possono imparare a costruire il personaggio sia per campagne fotografiche che per lo spettacolo. Gli indirizzi in pittura, scultura e decorazione sono, nelle loro specifiche peculiarità, indirizzi che indagano le varie forme dell'arte visiva, dalle tecniche tradizionali plastiche e pittoriche fino ai nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Gli incontri con artisti e critici che sono regolarmente organizzati sono un patrimonio culturale e formativo per tutti gli studenti e le studentesse della nostra Accademia. L'indirizzo in grafica affronta la disciplina dalle sue radici storiche e tradizionali della grafica d'arte fino ai suoi recenti sviluppi sperimentali. Il laboratorio di grafica d'arte rappresenta quindi un momento pratico dove potersi confrontare con le tecniche del disegno e della stampa nelle sue varie specificità. Il percorso formativo contempera inoltre tutte le discipline grafiche legate alla comunicazione, dall'editoria fino al web design. Grafica di indirizzo illustrazione e fumetto affronta in particolare le tematiche dell'editoria illustrata, contemperando sia le tecniche a mano che quelle digitali, al fine di offrire un ventaglio di strumenti il più possibile ampio.
Scenografia si occupa di formare professionisti capaci di lavorare sia per lo spettacolo dal vivo che per le produzioni televisive e cinematografiche. La possibilità di poter vivere lo spazio teatrale è una grande opportunità per gli studenti che hanno modo di passare dalla carta alla realizzazione in uno spazio che gode sia delle misure che delle tecnologie tipiche della produzione professionale. Dalla progettazione 3D alle antiche tecniche di decorazione all'italiana dei fondali, l'indirizzo di scenografia affronta nel suo percorso tutte le pratiche dello spettacolo, dando la possibilità di toccarle dal vivo. Il fotografo oggi è una professione che si delinea sempre più come legata alla comunicazione. Il percorso, forte di una continua attività sul set, grazie ad un'aula specificatamente dedicata a questo, forma gli studenti sia nelle tecniche analogiche che in quelle digitali. La costruzione del personaggio, la gestione del modello e della modella sul set, la drammaturgia della luce sono strumenti fondamentali per la futura professione, in un mondo che ha sempre di più una forte centralità proprio nell'immagine. Si inserisce perfettamente nell'ambito della formazione accademica la scuola di restauro con i suoi due indirizzi. Restauro dei materiali lapidei e derivati e delle superfici decorate dell'architettura. Restauro dei manufatti su supporto ligneo e tessile, nonché dei manufatti scolpiti in legno e dei manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e o dipinti. L'Accademia Aquilana rientra fra le 10 istituzioni dell'alta formazione artistica autorizzate dal Ministero dei Beni Culturali per la formazione dei restauratori delle opere d'arte. La specificità dell'indirizzo e le norme dettate dal Ministero per la sua attivazione prevedono un percorso unico di 5 anni e un accesso a numero programmato. In questi indirizzi le esperienze in cantiere sono obbligatorie e fondamentali per la formazione di un professionista che a conclusione del percorso si abilita per intervenire sulle opere d'arte. Infatti, dopo la discussione della tesi finale è previsto l'esame di abilitazione con la commissione ministeriale per entrare a far parte dell'Albo Nazionale dei Restauratori Italiani. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha scelto di essere un istituto a misura di studente, con un rapporto spazio-numero iscritti tale da permettere di lavorare agevolmente godendo in ogni momento di tutti i servizi e di tutte le tecnologie messe a disposizione. Potete visitarci e vedere la nostra offerta formativa su www.abac.it.